Bentornati nella mia stanza e non so quando riuscirete a vedere questo video perché non ho la connessione, quindi appena potrò lo caricherò, spero davvero presto. E sono tornata con un Rip This Journal. Questa volta ho acquistato quello vero, però Rip This Journal Everywhere, quindi sarebbe da portare in giro più o meno circa e distruggerlo durante i vostri viaggi e le vostre avventure più o meno. Quindi cominciamo subito. L'ho comprato da circa 2 settimane forse, l'ho comprato su Amazon e è arrivato velocissimo, meno di 5 giorni, forse 4 adesso lo ricordo. L'ho pagato una fesseria tipo 3 euro e qualcosa, 3,60 euro, adesso non ricordo perfettamente. Nella copertina c'è scritto il prezzo in pound, ovvero in quelli del Regno Unito, quindi 5,99 pound. E come vedete è piccolissimo, è tascabile appunto, quindi si può portare comodamente dentro la borsetta, lo lanciate proprio dentro visto che è da distruggere. Quindi dietro c'è una lista dei luoghi dove potreste distruggerlo, poi magari vi metterò, farò un album con tutte le foto che vi mostrerò, di tutte le pagine qua dentro, ve le mostrerò sulla mia pagina di Facebook, così raccoglierò lì tutte le foto fatte, così potrete vedere, prendere ispirazione se vi serve. Quindi spero vi piaccia e cominciamo subito. Come prima pagina c'è il nome da mettere e adesso lo faremo insieme perché non l'ho fatto ancora, quindi yeah! Ho cominciato a decorare un po' di più perché volevo che fosse più una cosa di disegni piuttosto che distruzione, basta. Quindi ho colorato la pagina così, nera e rossa, con, non so se si vede, ma la penna è oro e mi piace un sacco. Sinceramente pensavo che le pagine fossero più resistenti, nel senso con i pennarelli normali, non so se si nota qui, ha praticamente passato la pagina, quindi si vede nell'altra pagina il colore, quindi vabbè, pensavo fossero più resistenti. L'altra pagina comunque è semplicemente io che mi metto a fare cose a caso, quindi semplicemente c'è scritto, c'è un'attenzione, dice durante il processo di questo libro, durante il processo questo libro potrebbe sporcarsi. Magari potresti trovarti coperto di pittura o qualsiasi altra sostanza sconosciuta, ti bagnerai, ti
praticamente potresti fare anche altre cose, delle domande, praticamente ti mette sull'attenti, diciamo, che potrei fare un sacco di varie cose. Poi qua c'è una pagina che non ho ancora colorato e parla, è una piccola lettera al lettore o su della scrittrice che dice cose varie, bla bla bla. Poi istruzioni. Se lo volete rifare, io, questo ovviamente è in inglese, cercherò di tradurlo al meglio, quindi spero che la mia traduzione sia abbastanza valida. Quindi, comunque, questa è la pagina, qua le istruzioni, io che coloro, e poi c'è scritto numero 1, porta il diario ovunque tu vada, numero 2, segui le istruzioni su ogni pagina, numero 3, l'ordine non è importante, numero 4, le istruzioni sono aperte alle interpretazioni, e numero 5, sperimenta. Lavora contro il tuo miglior giudizio, quindi semplici istruzioni comprensibili da ciascuno. Poi qua c'è una lista di materiali con cui potrete distruggere il vostro diario, tra quali idee, gomma, colla, sporco, saliva, acqua, spazzatura, matite, penne, cose, un sacco di cose. Nel caso voi non aveste idee, qua c'è una lista di oggetti che potreste usare. Ma cominciamo subito con le pagine. La prima pagina è questa, ovvero dice aggiungi i tuoi numeri nella pagina. Io questi li ho già fatti tutti, quindi magari ve li farò vedere, cioè li vedrete man mano che sfoglierò le pagine. E li ho fatti in ognuna diversa, quindi non, ad esempio qua è enorme e quindi variano molto. Quindi questa l'ho fatta e vedrò di magari colorarla un po' di più, perché lasciarla così in bianco non mi piace molto. Questa cosa è semplicemente il segnalino delle pagine che ho fatto. Quindi andiamo avanti. La prossima pagina trova una via, diciamo un modo, per trasportare il giornale ovunque. Io questo ovviamente di solito la metto in borsa, però ci metterò un nastro, lo legherò attorno e troverò un modo per portare il giornale ovunque. Lo mettiamo qua. Poi lo ristringerò perché è leggermente grande così. Certo che lo troverò sicuramente in borsa, quindi è abbastanza maneggevole, eh? Fantastico. Comunque sì, penso che lo ristringerò un attimo appena avrò a disposizione un paio di forbici, perché non so dove siano. Passiamo avanti alla prossima pagina. Ok, questa è fai un marchio ogni volta che vedi un uccello. C'erano qua dei simboli delle impronte e io ci ho fatto tanti uccellini piccolini, tanti pulcini, e alcuni hanno facce improponibili tipo questo. Sono stupidissimi, mi stavo annoiando, quindi yeah. Prossima pagina, vediamo. Copia una rotta pubblica, diciamo, di un mezzo pubblico. Io ho fatto quella del treno perché da me non è che ci siano esattamente delle rotte, cioè ci sono delle mappe qua, e che tra un po' se ci sono i trasporti pubblici, quindi che bello, è affascinante. Poi lo sistemerò bene. E la prossima pagina dice nascondi le parti di questa pagina nei tuoi viaggi. Questo è il numero. Io qua ho già tagliato una pagina, non so se riuscite a vederlo, qua un pezzetto manca, e l'ho nascosto appunto sul treno, quindi c'è scritto anche un piccolo pensiero sopra che adesso non ricordo completamente, e chissà se qualcuno lo troverà mai e lo leggerà soprattutto, quindi una cosa interessante. Prossima pagina. Usa questo spazio nel mentre che stai sognando fuori. Io ho cominciato a disegnare in treno, mi sto prendendo parecchio al treno questo periodo, e ho disegnato semplicemente un occhio, quello che mi ispirava di più in quel momento. E queste pagine che sono incomplete, come vedete,
le aggiornerò man mano ogni episodio, quindi alla fine delle 10 pagine di quell'episodio farò vedere anche le altre pagine che sono state aggiornate, quindi se vi perdete qualcosa non c'è problema. Prossima pagina. Disegna delle righe nel mentre che sei in movimento, su un bus, su un treno o nel mentre che stai camminando. Io le ho fatte tutte e due, e questa è quando ero in treno, quindi anzi è uscita abbastanza bene, mentre questa è nel mentre che stavo camminando, quindi è un po', come vedete, tutta sballottolata. Però è stato divertente, c'era la gente che mi guardava tipo: ma cosa sta facendo quella? Eh sì, bene. La prossima pagina è: copri questa pagina usando solo oggetti trovati fuori, in giro. Io ho cominciato con delle foglie o comunque con piante varie, però dovrei trovare anche qualcos'altro perché solo le piante non vanno bene. Quindi ho attaccato un po' di cose. Poi sarà comunque sempre in aggiornamento questa pagina anche. Prossima pagina. Nel mentre che stai aspettando per qualcosa, cibo, l'aereo, un tuo amico che arriva, scrivi una lista di tutto quello che vedi. Si presenta così, con qua l'istruzione, qua il posto per fare la lista. Io ho scritto persone, fontane, pali, strada, valigie, colline, alberi, treno, bici, cibo, zaini, poster, cose. E siccome l'ho fatto più volte, non l'ho fatto solo una volta, la prima volta avevo anche iniziato a disegnare ciò che vedevo, anche se non mi è riuscita tanto bene, però ci ho provato. L'ultima pagina per questo episodio dice... praticamente di fare una mappa di distruzione, ovvero disegna una mappa e log, non mi viene in mente cos'è, e praticamente fai un punto su ogni posto che dove sei stata per distruggere il tuo giornale. E questa è la mappa che ho fatto, e ho fatto una parte della Sardegna e poi l'ho sbruciacchiata nei bordi e stava prendendo fuoco il diario, perché la mia abilità di bruciare le cose è davvero alta. Se lo fate anche voi, mi raccomando, fate attenzione a non dar fuoco a niente, e se siete piccoli, mi raccomando, fatevi aiutare da qualcuno, fatevi, non so, dare una mano dai vostri genitori se lo volete fare. Quindi queste sono le pagine per adesso. Queste assolutamente da sistemare perché è troppo grande. E noi ci vediamo al prossimo video. Come vi ho detto prima, sarà sempre in aggiornamento, quindi ogni volta vi farò vedere alla fine del video le pagine che sono state aggiornate. Per tutte le foto di oggi le metterò tutte sul mio profilo di Facebook, cioè sulla mia pagina. Farò un album apposta con il nome di Write This Journal, e lì potrete trovare tutte le foto con magari, se vi serve qualche ispirazione, e tutte le istruzioni pagina per pagina. Quindi io adesso farò una lista. E poi ci sono delle pagine come questa ad esempio, che dovrete scegliere voi il vostro metodo per distruggerlo, quindi lì vi potrete sbizzarrire quanto volete. E io però ho trovato davvero qualche difficoltà nel trovare dei metodi per distruggere, anche se spero che vi piacciono, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!